stasera andiamo a preparare qualche riso e qualche risotto, vedremo diverse tipologie di risi, vedremo diverse tipologie di metodi di cottura e qualche abbinamento un po' stravagante ma sempre legato alla tradizione. Il riso che andremo a utilizzare è un carnaroli, sarà un riso quindi alla milanese, preparato con lo zafferano, ripeto, e con l'utilizzo anche di asparagi. Poi verrà reso un po' più particolare con l'abbinamento di nuova. Andiamo non a freddo ma quasi, andiamo a versare in una padella abbastanza capiente, piuttosto bassa, piuttosto che alta, in quanto il riso tendenzialmente deve cuocere tutta la superficie della padella. Andiamo a versare dello scalogno che abbiamo preferito alla cipolla. Nel momento in cui ha buttato fuori la maggior parte del suo liquido, quindi la parte acida, andiamo a versare il riso, avendo cura continuamente di girarlo in ogni parte della padella per evitare che bruci sia il riso sia lo scalogno. Poi lo andiamo a bagnare con del vino bianco, se la ricetta lo richiede, con del vino rosso, se un'altra qualsiasi ricetta lo richiede. Lo spostiamo dalla fonte di calore. Meglio ancora se questo riso venisse tolto e versato in un'altra padella, perché stiamo già cuocendo il nostro risotto allo zafferano. Eventualmente potete aggiungere dei pezzettini di patata anche all'interno del brodo, in modo tale che lo vada un po' ad addensare. Una componente basilare di quello che è un piatto di pasta noi lo andiamo a inserire invece all'interno di un risotto, quindi facciamo una cosa non contro tendenza, ma diciamo un po' particolare. L'aceto purifica anche l'acqua. Un moto ungoso lo andiamo a creare con una frusta, con un cucchiaio, con qualsiasi cosa. L'acqua sta bollendo. Nel mezzo andiamo a versare il nostro uovo. Andiamo qua magari un pochino ad eccedere nel parmigiano. Serve a lasciare intiepidire e indebolire il burro, e in questo modo si forma quella cremina classica del risotto che va poi ad abbracciare il parmigiano che abbiamo già messo, e di conseguenza rende più facile quella cremosità che noi tante volte stiamo a cercare nel momento in cui lo andiamo a girare. Un po' di croccantezza con quel bianco, degli asparagi, un po' di colore con del papavero.